faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Round and round we go, losing self-control. I keep telling myself, but I don't wanna let you know. Ehi, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale. Io sono Maxi e questo è un tutorial per fare i glitch su GTA Online. In questo tutorial si parlerà di molte cose. Lo so, è un po' lunghetto il video, però parleremo di tutte le auto che si possono duplicare, come si possono duplicare e tutto il resto. Allora, per iniziare ragazzi, la prima cosa che ci serve in GTA sono i soldi. Se avete appena aperto un account, l'unica cosa che potete fare è il caso Bogdan. Chiedete a un amico che ha il caso Bogdan, gli dite di darvi tutti i soldi e di prendere una piccola parte. Lo fate due o tre volte e alla fine riuscirete a mettere qualcosa da parte. Vi lascerò il link di questo video in descrizione e nel commento in primo piano per chi non sa come si fa il caso Bogdan. Andatelo a vedere, è di Anygame. E quindi passiamo al prossimo requisito, ragazzi. Quando abbiamo qualche soldino da parte, che abbiamo fatto questo famoso caso Bogdan, siamo pronti a fare il glitch, ragazzi. Allora, per fare il glitch o qualunque genere di glitch, abbiamo bisogno di determinati requisiti, come ad esempio le proprietà, come ad esempio le auto, come ad esempio tante cose. Ma andiamo per gradi e andiamo ad esaminare passo passo tutto quello che ci serve. Le proprietà, ragazzi. Alcuni mi chiedono: ah, quale proprietà devo comprare, cosa devo comprare per fare il glitch? Allora ragazzi, se non avete proprietà, come ho già detto, fate il caso Bogdan, comprate qualche proprietà. E in genere le proprietà più usate, ragazzi, che sono più in voga per fare questi glitch, diciamo, sono la base operativa, il bunker, il nightclub e il CEO. Queste sono le proprietà più usate. Ovviamente voi dovrete andare a comprare quella che si sta usando in questo momento. Ovviamente documentatevi su YouTube e vedete come si muovono i glitch in quel momento, cioè se si fanno con la base operativa comprate la base operativa, se si fanno con il bunker comprate il bunker. Allora, queste sono tutte le proprietà. Io raccomando sempre, ragazzi, se avete appena cominciato, comprate quelle più economiche per poter incominciare a fare i glitch, ragazzi. Anche perché se non scusate ragazzi, se non abbiamo le proprietà non potremo fare i glitch. Quindi qui abbiamo i CEO, lì abbiamo visto tutte quante le altre proprietà. Il Motorcycle Club io consiglio di non comprarlo, perché comunque serve a ben poco. Cercate sempre di comprare tutti gli elementi aggiuntivi, tipo l'officina o tipo il centro operativo mobile, se comprate il bunker. Mi raccomando ragazzi, nel terzo slot per fare i glitch dovete avere il deposito veicolo personale, altrimenti non vi lascerà entrare se avete l'officina. Quindi non mi fate domande sempre: ma io non riesco ad entrare nel mio com. Perché? Perché avete l'officina. Quindi passiamo al prossimo requisito, ragazzi. Il prossimo requisito è molto fondamentale, ragazzi, perché ci aiuterà a capire tante cose all'interno del gioco e ci aiuterà a fare i glitch, ragazzi. Quindi mi raccomando, cosa duplicare, ragazzi? Che cosa possiamo duplicare? In GTA si può duplicare praticamente tutto, a eccesso per fanno eccezione qualche veicolo, ad esempio i veicoli Pegasus, ma non tutti i veicoli Pegasus, quelli che si chiamano con il telefono ovviamente. Come vedete qui si può duplicare quasi tutto tranne le biciclette e le barche, perché sennò possiamo duplicare tutti i tipi di auto e anche gli aerei, ragazzi. Quindi
a questa domanda: cosa potete duplicare? Potete duplicare tutto, a patto ovviamente che il gioco ve lo lasci mettere in garage. Quanto pagano, ragazzi? Allora, quanto pagano? Le auto pagano a seconda del tipo di auto, e adesso andremo a fare una scaletta, diciamo, e cercherò di spiegarvi sia il costo, diciamo, e sia tutto il resto. Allora, in primis, ragazzi, andremo a sfatare una leggenda metropolitana che molti di voi sono convinti e straconvinti che quella cosa paghi, ma non è assolutamente così. Quindi andiamo al prossimo passaggio, ragazzi. Quindi ora io vado in Leggendari Motorsport, ragazzi, e vado a comprare un adder. Perché vado a comprare un adder? Per spiegarvi più o meno il costo e tutto il resto. Allora, il gioco, ragazzi, vedete, quest'adder costa 1 milione. Il gioco, ragazzi, ci paga il 60% del costo dell'auto più il 50% del costo delle modifiche, il 50 o il 60% del costo delle modifiche. Come vedete, quest'auto io l'ho appena comprata, costava 1 milione e mi danno 600.000, io ho perso 400.000. Siccome non ha modifiche, non può essere venduta al prezzo di 1 milione. Il mito da sfatare, ragazzi, come avete visto, vale 600.000 l'auto. Il mito da sfatare è questo: le verniciature, ragazzi, non pagano, quindi non spendete soldi in verniciature. Vedete, io adesso la sto facendo dorata con le verniciature che pagano di più, e come potremo andare a verificare, quando andremo a venderla il prezzo sarà sempre questo. Quindi non date retta a youtuber del cazzo, non perché sono più grandi di me, ma perché non sanno un cazzo. Alcune persone non sanno un cazzo, non sanno che le verniciature non pagano, quindi non mettete verniciature, ragazzi, è uno spreco di soldi, soprattutto se mettete oro, cromato o altre cose, è uno spreco di soldi. Quindi mi raccomando, nessuna verniciatura, perché le verniciature non pagano, ricordatevelo, ragazzi, questo è una cosa fondamentale, perché comunque al momento di andare ad applicare la verniciatura andremo a spendere quei 40, 50, 60 mila dollari in più che magari non abbiamo, e potremo spendere in qualunque altro modo. Allora, qui andiamo a vedere quale auto duplicare, ragazzi. Allora, per sacrificare le auto, cioè per duplicare le auto, scusatemi, ragazzi, dobbiamo sacrificare dei veicoli. Generalmente è meglio sacrificare la LG RH8. Per quale motivo, ragazzi? Perché è un'auto che proviene dalla categoria auto di lusso e sicuramente non ci darà problemi nella duplicazione. Invece alcune persone magari adoperano auto che non sono di lusso, oppure, cioè, che non è la LG RH8, adoperano, che cazzo ne so, auto di strada, adoperano faggio, adoperano qualunque genere di veicolo che si trovino. Sì, va bene per duplicare, però potrete incorrere in alcuni problemi, del tipo il blocco dei 50.000, oppure non vi paga l'auto il prezzo che dovrebbe pagarla e tutto il resto. Quindi, ragazzi, io consiglio sempre di duplicare le auto, sì, ma con il cervello. Quindi non usate faggio, non usate Sanchez, non usate Cari Rebel, perché fanno parte della categoria economica e potrebbero darvi problemi nelle duplicazioni, ragazzi. Quindi fate molta attenzione, usate sempre una LG RH8 per fare le vostre duplicazioni, ragazzi, perché è l'auto più indicata, a meno che non stiamo duplicando nel Motorcycle Club, e a quel punto allora andremo ad usare per forza di cose o un faggio oppure una moto, ragazzi. Questo è quanto. Il prossimo passaggio da andare a vedere qual è, ragazzi?
Ora andiamo per gradi, come ho già detto. Il video è un po' lunghetto, però io vi consiglio di guardarlo tutto e cercare di capire bene tutto quello che vi sto dicendo. Allora, le vendite e i blocchi. Allora, ci sono svariati tipi di blocco, io adesso ve ne vado a far vedere uno. Allora, se noi duplichiamo le auto di Legendary Motorsport, ragazzi, potremmo incorrere nel blocco dei 50.000. Cosa significa? Che quando andremo a vendere il clone di un'auto di lusso, non potremo venderla. Ora andremo a vedere più nel dettaglio cosa succede. Non potremo vendere il clone, ragazzi, ma potremo vendere molto tranquillamente l'originale e tenere il clone. Quindi fate bene attenzione, anche queste auto sono duplicabili, ok? Però, come ho già detto, potremo vendere solo una volta l'originale e tenere il clone. Adesso andremo a vedere per quale motivo. Allora, ragazzi, io qui ho una T20, mi sembra. E andiamo a vedere questa T20, ragazzi, è duplicata, ok? Questo è un duplicato, quindi io adesso vado per vendere questa T20 e, come andremo a vedere, automaticamente mi dirà che non posso vendere veicoli a questo prezzo, ragazzi. Quindi questo è il primo tipo di blocco che noi avremo e si chiama il blocco dei 50.000, ragazzi. Quindi mi raccomando, se duplicate un'auto di lusso, vi raccomando di tenere il clone e vendere l'originale per rientrare dei soldi che avete speso nell'acquisto dell'auto, ragazzi. Solitamente molte persone fanno così, tengono l'originale, cioè tengono il clone e vendono le originali di qualunque auto abbiano, e così rientrano di molti soldi, ragazzi. Questo è un metodo per poter rientrare di molti soldi, quindi questo è un altro consiglio che io vi do. Passiamo al prossimo consiglio, ragazzi. Non pensate che io sono il guru dei glitch, però questi sono consigli molto utili. Le auto che pagano di più, ragazzi, le auto che pagano di più sono le auto dell'Arena War e di Bennis Motor. Allora, queste auto pagano abbastanza, ragazzi. Perché? Perché comunque andranno a pagare il costo delle modifiche, e le modifiche di queste auto sono veramente tante, ragazzi. Quindi possiamo sbizzarrirci come vogliamo per modificare le auto. Come state vedendo, le auto sono quelle che vedete nei due riquadri, e possiamo modificare le auto. Vi lascerò sempre nella scheda in alto a destra come modificare un'auto. Queste, ragazzi, sono le auto dell'Arena World e pagano parecchi soldini, e abbiamo anche le auto di Bennis che pagano altrettanti soldini. Quindi, se non avete la possibilità di modificare auto di Arena World, modificate auto di Bennis, anche che magari costano poco, però salite piano piano di soldi e mano a mano che salite di soldi potrete comprare altre cose per poter magari glitchare meglio, scusatemi, ragazzi. Allora, passiamo al prossimo, ragazzi, al prossimo. Mi raccomando, io spero che farete tesoro di questo video. I veicoli Pegasus, ragazzi, i veicoli Pegasus sono quasi tutti duplicabili, come ho già detto prima. Quasi, perché quasi? Perché quelli che si chiamano con il telefono di Pegasus, tipo il bus, tipo l'autobus, tipo, cioè, ci sono miliardi di veicoli che non si possono duplicare. La maggior parte si possono duplicare, quasi tutti. Allora, cosa succede se duplichiamo una Deluxe o un MK2 o un qualunque altro veicolo Pegasus? Ritorno a dirvi, ragazzi, che il gioco vi paga solamente le modifiche. Quindi, che cosa andrà a pagare questo veicolo? Il veicolo che noi staremo duplicando, che sia una MK2, che sia un Oppressor, che sia una Deluxe, cosa andrà a pagare, ragazzi? Andrà a pagare solamente le modifiche. Questa che vedete qui, ragazzi, è il clone,
e quindi andremo a vedere adesso quanto ci paga il clone. Come vedete ci dà 320.000 erotti, mentre l'originale ci darà i suoi 3 milioni di valore. Allora, cosa succede ragazzi? Se noi vendiamo l'originale e continuiamo a duplicare il clone, il valore dei cloni sarà sempre quello, però in compenso saremo rientrati di 3 milioni erotti della vendita dell'originale, e anche qui avremo guadagnato qualche soldino e potremo continuare a duplicare la nostra deluxe in maniera tranquilla, ricevendo sempre quei 300.000. Questi ragazzi sono i valori delle auto. L'ultima cosa che vi voglio far vedere sono le auto di San Andreas Super Autos, ragazzi. Allora, tutte queste auto qui, ragazzi, per il gioco sono auto non di lusso, quindi come ho già detto prima, se voi andrete a duplicare un'auto di queste non avrete il prezzo pieno, non avrete la vendita continua, ragazzi. Che cosa significa? Adesso andiamo a vedere più nel dettaglio. Quindi io adesso qui ho un'auto diciamo di strada, diciamo San Andreas Super Auto, che è la Fusillade, che è modificata al massimo, ragazzi. Quindi andiamo per vendere quest'auto e ce la fa vendere tranquillamente. Ma a questo punto che cosa succede? Io adesso vado a vendere quest'auto e questo tipo di auto, ragazzi, ci dà un blocco di 48 minuti, mi sembra 45 o 48 minuti, cioè una volta che abbiamo venduto un'auto di strada, ok ragazzi, non possiamo più vendere, a meno che le auto che noi stiamo vendendo non le abbiamo comprate da San Andreas Super Auto. Allora, come vedete, io questa qui l'ho comprata perché intendevo modificarla e me la lascia vendere perché è di mia proprietà e l'ho comprata da San Andreas Super Auto. Se io andassi per strada a prendere un altro veicolo e tenterei di venderlo, uscirebbe l'altro blocco. Ora andremo a vedere questo blocco, ragazzi. Quindi un attimino che esco fuori. Io spero che questo video, ragazzi, lo guardiate veramente fino alla fine e lo condividiate, perché questo video è molto utile per chi sta incominciando ora a giocare a GTA, per chi già è veterano di GTA ma magari non conosce alcune cosine, e quindi io ritengo che questo video sia abbastanza utile. Ci ho messo un pochino per farlo questo video, per cercare di raggruppare tutte quante le informazioni che vi potevano essere utili. Questa qui, ragazzi, è un'auto che io ho appena rubato per strada. Adesso proviamo a venderla e vediamo che cosa succede. Ci dice che in questo momento non servono auto. Perché? Perché abbiamo i 45 minuti di blocco. Ragazzi, per saperne di più sul blocco, sempre nella scheda in alto a destra, vi lascerò la guida al blocco giornaliero, che spero andiate a vedere, come spero che vediate tutto questo video. Detto questo, ragazzi, non ho nient'altro da aggiungere, spero che il video vi sia stato utile. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao belli!